Bene, buongiorno a tutti. Vediamo l'analisi di questa funzione. Una funzione trigonometrica e che ha anche all'interno un valore assoluto. Non è una funzione sicuramente esattamente semplice, presenta comunque alcuni aspetti di difficoltà. Cominciamo a scrivere la funzione. Gli esercizi sono due, 6 o 7. Il 6 solitamente è sulla funzione. È un esercizio più semplice, chiede a delle richieste meno impegnative, e poi il 7 invece è la richiesta che riguarda le richieste che concernono la derivata della funzione, quindi minimi e massimi, flash, insomma tutto quello che riguarda l'analisi delle derivate, diciamo. Per cui iniziamo l'esercizio scrivendo, cominciamo a scrivere la nostra funzione. Quindi, f di x uguale a valore assoluto più 2 terzi logaritmo di 1 più 3 cos quadro di x. Ora passiamo, diciamo, una alla volta, vediamo tutte le richieste che vengono fatte dal testo. Allora, la prima, diciamo così, la richiesta A è quella secondo cui il dominio di f è uguale a r. Quindi, ipotesi A da verificare. Dom di f uguale ad r? Direi di sì. Direi di sì, perché motivo? Beh, perché il valore assoluto di per sé non crea nessun tipo di problema, cioè abbiamo x appartenente ad r, no? E la funzione, analizzando le varie funzioni, la funzione logaritmo ha il problema se fosse il caso che l'argomento, cioè 1 più 3 cos quadro di x, fosse o uguale a 0 o minore di 0. Ma in effetti non crea problemi, perché in questo caso non è possibile che sia né 0 né minore di 0, perché abbiamo un 1 che è un numero positivo più 3 volte il coseno di x, ma il coseno quadro di x, che caratteristica? Beh, il coseno va da meno 1 a 1, e male che vada è 0, quindi meno che vada ci troveremo a calcolare il logaritmo di 1, che comunque dà il valore 0. Quindi non c'è nessun problema, nel senso che il coseno, poi tra l'altro è al quadrato, quindi non possiamo avere che un numero maggiore di 1, o 1 o maggiore di 1 nel logaritmo. Di conseguenza il logaritmo è sempre definito. E quindi non c'è nessun problema di dominio, cioè qua il dominio è sicuramente R. Okay? Quindi la A è sì, è verificata la A. Ok. Quindi, come vedete, per analizzare il dominio si prendono in considerazione le singole funzioni che esistono all'interno della funzione principale. Insomma, questo qua è un po' la tecnica. Punto B, vediamo cosa ci chiede. Allora, punto B chiede se il dominio di F è R meno Y mezzi più K più Y. Beh, direi proprio che, ovviamente, avendo detto sì alla prima risposta, la risposta, cioè la domanda B è chiaramente un no. Quindi è falsa, ma risposta B. Punto C chiede se il limite per x che tende a meno infinito della funzione è uguale a più infinito. Vediamo, proviamo a fare il calcolo. Limite per x. Allora, per x che tende a meno infinito di f di x è uguale a più infinito. Vediamo di fare il calcolo. Allora, bene, dobbiamo che il limite alla funzione, come vedete, è più infinito, perché avrò assoluto di più infinito, quindi più infinito, più 2 terzi del logaritmo di 1 più 3 cosen quadro di più infinito. Beh, allora, il cosen quadro di più infinito, in realtà non ha limite, nel senso che è una funzione oscillante. Continua a oscillare fra 1 e meno 1, il valore del coseno qui. Quindi cosa vuol dire? Beh, vuol dire che ovviamente questa quantità, cioè il limite di 2 terzi logaritmo di 1 più infinito, che alla fine ovviamente viene il logaritmo di più infinito perché l'1 viene mangiato a più infinito, è chiaro che questa quantità, attenzione, diciamo che più infinito, per essere più precisi e non sparare delle cose, diciamo che qua è un termine oscillante, quindi avremo 1 più l'oscillazione, quindi da meno 1 a 1. Quindi abbiamo alla fine che in realtà anche il logaritmo di
1 più questa quantità che oscilla, è anch'essa oscillante, ovviamente, è una funzione oscillante. Quindi la parte, questa parte in realtà non dà limite, cioè limite non esiste di questa parte, non esiste il limite. Cosa si fa però? Avendo una quantità davanti che va sommata a questa, no? Abbiamo un più infinito che si somma a questa funzione oscillante. Il risultato qual è? È più infinito. Perché è più infinito? Perché è più infinito. L'oscillazione è un'oscillazione estremamente limitata di questa funzione qua, cioè non è infinita, è limitata, è determinata dal coseno del logaritmo. Invece il più infinito era sempre più grande, quindi per ordine di infiniti questo infinito alla fine prevale sulla parte oscillante, e quindi viene più infinito. E di conseguenza la risposta C è sì. Va bene. Ok, ora adesso andiamo a fare la verifica di un altro punto. Allora, il punto E diceva, il punto D, scusate, F è pari. Beh, allora vediamo. Allora, come fare a definire se è pari? Beh, possiamo utilizzare la definizione matematica proprio. Allora, F è pari, vediamo se è pari. Allora, ok? Allora, abbiamo, dovrebbe essere che, per essere pari, che F di x deve essere uguale a F di meno x deve essere uguale a F di x. Beh, vediamo. Allora, F di meno x, no? Abbiamo l'assoluto di meno x, di 2 terzi, logaritmo di 1 più 3 cos quadro di meno x. Allora, è pari sì, e perché è pari? Beh, perché la somma di due funzioni pari alla fine, cioè nel senso che questa è pari, nel senso che se fai il valore assoluto di una funzione minore di 0 diventa positiva, quindi torna ad essere il valore assoluto di x alla fine, no? Come all'inizio, come quella iniziale funzione, più 2 terzi. Allora il coseno di per sé è una funzione che a sua volta è pari. Quindi, perché il coseno, come sapete, è fatto così, cioè nei pressi dell'origine ha questo andamento, è una funzione pari, cioè diciamo che due valori simmetrici, uno positivo e uno negativo, danno come risultato la stessa y, vedete? Quindi il fatto che io abbia x più x o meno x, non cambia niente a livello del valore del coseno. In più, tra l'altro, è pure a quadrato, per cui ci facilita ancora di più, per cui fondamentalmente questa parte interna è pari. Beh, se questa è pari, alla fine anche il logaritmo dà una funzione che comunque è pari. Quindi somma di funzioni pari, alla fine il tutto è effettivamente pari. Cioè la funzione iniziale e la funzione calcolate in meno x sono identiche alla fine, cioè non cambia assolutamente niente. Vediamo adesso un'altra richiesta. Allora, quindi la funzione è pari, cd, vediamo la e, f periodiche di periodo 2π greco. Allora, in realtà, allora scriviamo innanzitutto la richiesta del problema, no? F è periodica di periodo 2π greco. Allora no, perché la funzione è fatta in questo modo. Allora, questa funzione è periodica in effetti. Non proprio 2π greco, ma è periodica. Il coseno è periodico di 2π greco. Quindi, di conseguenza, anche il logaritmo, che è la funzione esterna, anch'esso ovviamente è periodica allo stesso modo, per dovuta al logaritmo, no? Ok, però c'è un problema. Questa non è periodica. Cioè, la funzione y uguale a valore assoluto di x non è periodica. E rischia di tendere più infinito semplicemente perché la funzione tende più infinito. Quindi non è periodica, assolutamente. Somma di due funzioni di cui una non periodica. E quindi la funzione globale non è periodica. Quindi la E è no. La E è no. Vediamo adesso le altre richieste. Allora, l'altra richiesta è F, ammetta la lettera di equazione y uguale a x più 2 terzi come asintoto obliquo per x che tende all'infinito. Vediamo se questa cosa è vera o meno.
Quindi, affinché pubblico che x di 2 terzi viene detto. Ok. Vediamo. Controlliamo un attimo la richiesta. Allora, f a mettere f di equazione di primo grado come si trova qui, stiamo andando a finire. Vediamo. Allora, calcoliamo qui direttamente l'm dell'eventuale asintoto obliquo. Allora, abbiamo bene, ovviamente il lavoro subito può essere tolto. Perché? Perché tendiamo più infinito. Quindi, non essendo negativo, lo assoluto non come se non si fosse niente. Dividiamo per x e diventa 1. No? E poi mi resta questa cosa, questa funzione. Questa funzione, in effetti, fra il numeratore e il denominatore prevale il denominatore, cioè tende più velocemente all'infinito il denominatore rispetto al logaritmo. A parte che non tende comunque all'infinito, perché come sappiamo questa quantità, come abbiamo già visto, è oscillante. Quindi a numeratore avremo sicuramente un valore che oscilla, quindi non esiste un limite del numeratore. A denominatore è una quantità che va più infinito, risultato evidentemente 0. 0 perché ovviamente il rapporto tende a 0. Questa l'oscillazione, come ho detto, è definita, cioè limitata, di conseguenza il risultato è sicuramente 0. Okay, quindi alla fine il nostro limite, tende più infinito della funzione, ci dà come risultato finale 1, quindi 0 ovviamente mi dà 1, quindi l'm vale 1, ammesso che l'm esiste. Adesso andiamo a fare il calcolo direttamente del Q, del nostro asintoto obliquo, vediamo se effettivamente viene quel Q. Allora, vediamo per definizione f di x meno mx. Quindi, sempre x tende a più infinito, quindi togliamo addirittura il nostro assoluto, meno mx, quindi meno x, quindi togliamo questo, e purtroppo verifichiamo che questo asintoto non c'è, perché come visto già precedentemente, questa funzione qua alla fine è periodica, quindi non dà un vero e proprio limite, il limite non esiste, di conseguenza l'asintoto obliquo non c'è. Bene, andiamo a vedere ora qual è la risposta corretta in funzione di quello che ti è uscito, no? Allora, beh, abbiamo vere sono la A, la C, la D, e basta. Quindi noi dobbiamo cercare la risposta A, C, D. Vediamo se mi ha fatto corretto, no? Allora, effettivamente c'è, ed è la risposta di esattamente che ci fa, ci dà come risultato la CD. Passiamo ora decisamente alle derivate, quindi al secondo esercizio. Allora, questo secondo esercizio, la prima domanda è se il dominio, adesso la scriviamo, allora, la domanda A è se il dominio della funzione f è uguale al dominio della derivata della funzione. Allora, per quanto riguarda ovviamente le funzioni in valore assoluto, vi ricordo che per calcolare la derivata bisogna fondamentalmente dividere in due, cioè innanzitutto ovviamente dividiamo la funzione prima di derivarla. Dividiamo in due parti, sempre con la solita ipotesi, se il valore assoluto, cioè il contenuto del valore assoluto è maggiore di derivata di x, ci teniamo la funzione senza valore assoluto di questa funzione. Se ovviamente la funzione è di 0, dovremo cambiare segno al contenuto del valore assoluto, quindi ci troveremo meno x. Data bene perché ovviamente è cambiato segno solo della x, conseguenza le derivate sono fondamentalmente molto simili tra loro, differiranno solo del più o meno 1 situato nella zona
così davanti, diciamo. Bene, allora, ora procediamo a calcolare le due derivate, quindi avremo derivate prima della funzione, avremo, allora, se x non vale più 0, avremo 1, che sarebbe 2 terzi, dividiamo il logaritmo, per derivata di quello che c'è dentro, la funzione che c'è dentro nel logaritmo, no? Quindi avremo, praticamente, 6 per coseno di x per la derivata del coseno, e sappiamo benissimo che è meno seno di x, no? E nel caso in cui x è minore di 0 abbiamo semplicemente meno 1 più 2 terzi è la stessa quantità che c'è qua sopra, non stiamo neanche tra virgolette a riscriverla, no? Quindi adesso compattando un attimo le nostre derivate, no? Avremo la prima sarà, allora sarà 1, poi meno 2 terzi. Dal numeratore abbiamo 6 per, sì, 6 per coseno di x per seno di x, fratto 1 più 3 quadro di x, e l'altra è meno 1, meno 2 terzi, meno dovuto a questo, cioè la derivata del coseno, che è meno seno. 6 per coseno di x per seno di x fratto 1 più 3 cos quadro di x. Queste qua sono le due nostre derivate. Adesso la domanda era se il dominio della funzione derivata è uguale al dominio della funzione di partenza, e direi proprio a questo punto di sì. Di sì, perché? Perché l'unico problema che potremmo avere sarebbe al denominatore di queste frazioni qua, i problemi di dominio, ma non danno problemi perché questa parte, come sappiamo, è positiva perché è al quadrato, male che vada a 0, ma resterebbe comunque l'1, quindi 1 più 0 mi dà ancora 1, quindi non crea un problema di dominio. Bene, ora verifichiamo la richiesta B. Andiamo a vedere un attimo la richiesta B. La richiesta B chiede se dominio di F uguale a dominio di F' uguale a dominio di F meno 0, diciamo che evidentemente questa affermazione è ovviamente falsa. Guardiamo direttamente anche l'affermazione C. F è crescente in 0 pi greco 4, quindi quello è da vedere. F è crescente in 0 pi greco 4. Vediamo. Quindi B, come abbiamo detto, falsa. C, F è crescente in 0 pi greco 4. E adesso verifichiamo. Allora, per verificare la crescente dobbiamo ovviamente discutere le derivate, quindi avremo la prima derivata x maggiore, per x maggiore di 0, valida per x maggiore di 0, diventa questa, quindi 1, riscriviamo un attimo, 1 meno 2 terzi per 6 cos x per sen x fratto 1 più 3 cos quadro di x. E la semplificazione sarebbe una polla ovviamente maggiore o uguale a 0. Bene, allora cominciamo qua a fare il minimo comune multiplo. Il minimo comune multiplo ci verrà 3 è 1 più 3 cos quadro di x, che sto moltiplicando l'1, e poi avremo meno 2 per 6, quindi 12. 12 per cos x per sen x, sen x maggiore o uguale a 0, e sotto ovviamente resterà il nostro 3 per 1 più 3 cos quadro di x. Bene, ok, adesso svolgiamo un attimo i calcoli, quindi avremo 3 più 9 cos quadro di x meno 12 cos x per sen x fratto 1 più 3 quadro di x maggiore o uguale a 0. E' anche vero che nella parte sotto non serve assolutamente discutere niente, perché
questa parte sicuramente è maggiore uguale a 0, l'abbiamo già detto, no? Per cui, tra l'altro, uguale non ci interessa mai anche, perché è il denominatore, per cui questa può essere positiva. C'è da discutere la parte sopra invece. Bene, ora vi spiego una bella cosetta. Quando uno si mette a valutare questa, a cercare di risolvere questa equazione, quella numeratore sostanzialmente si spara. Si spara che voi potete andare su qualsiasi tipo di libro, no? Superiori, università, e questa equazione qua da risolvere, se non è impossibile, è quasi. È un'equazione che all'interno così in quadro non è lineare, ma normalmente le equazioni solubili simili, diciamo, a questa sono equazioni di questo tipo. Queste qua sono risolvibili abbastanza facilmente. In questo caso ci manca se in quadro e si complica tutto. È maggiore o uguale, pardon, di un numero k. Si complica tutto. Ed è qua, questa qua è quasi impossibile risolverla. Questo vuol dire che la strada non era corretta, ma è la strada che chiunque avrebbe percorso. Non era corretta perché se guardiamo la funzione, come è fatta, allora, quella per x maggiore di 0 è x di 2 terzi log di 1 più 3 cos quadro di x, e l'altra è meno x per x minore di 0, come sappiamo, più 2 terzi log di 1 più 3 cos quadro di x. Spiego una cosa, che se voi andate bene ad analizzare i grafici di questa funzione qua, voi sapete che per x positiva accade questo, che la x è una funzione più grande del logaritmo. Sta sotto il logaritmo, cioè la x è così, eh? E il nostro logaritmo fa così, ma sta sempre sotto in realtà. Quindi vuol semplicemente dire che fra queste due, cioè fra la x e questa parte, questa parte è oscillante, come sappiamo, no? Cioè, è oscillante perché chiaramente la parte interna oscillante è periodica, ma è sempre sotto la x, quindi prevale la x, no? Cioè, mi spiego, è sempre prevalente per qualsiasi ascissa, prevalente la parte mix. Cosa vuol dire? Che la funzione alla fine non è mai decrescente, no? Almeno quella con x positivo. Non è mai decrescente perché prevarrà sempre la x che è più alta, quindi la funzione avrà un andamento di questo tipo, ma in realtà non calerà mai, cioè non sarà mai cioè sarà sempre incrementata perché la funzione x per ogni ascissa, la x sarà sempre maggiore del logaritmo, che anche se è negativo, cioè c'è sempre un piccolo delta f di incremento della funzione per ogni ascissa, perché l'ascissa è maggiore sicuramente di questa parte di funzione. È l'unica notazione che purtroppo si può fare, non si può fare altro. E per il negativo vale esattamente l'opposto. Per il negativo l'andamento è esattamente questo. Sappiamo che è pari, per cui l'andamento comunque è questo. Ok? Quindi di conseguenza, cosa possiamo dire? Che l'affermazione, ed è l'unico modo, non ci sono altri metodi particolari per dimostrare l'unico modo, cioè, perché sono arrivato a questa considerazione? Perché ho visto che è uscita una disequazione fondamentalmente impossibile da risolvere, quantomeno senza metodi numerici. Quindi l'affermazione, la funzione crescente a 0 più 2 quarti, non possiamo che rispondere di sì. La funzione da 0 più 2 quarti, quindi 0 siamo in questa zona, più 2 quarti è qua, non possiamo che dire sì. Vediamo ora l'altra richiesta. Allora, l'altra richiesta è per decrescente in pi greco mezzo pi greco, direi subito di no. L'affermazione di
No, ovviamente, perché nella parte positiva, come abbiamo visto, è sempre crescente. Ora vediamo l'ulteriore richiesta. No, poi x uguale a 0 è punto angoloso per f, vediamo. Allora, quindi avremo e. Allora, punto x uguale a 0, punto angoloso. Invece, punto angoloso cosa deve essere? Deve essere che il limite destro, no? E sinistro della derivata devono avere un valore finito, ma diverso tra loro. Diverso. L'uno di quello di destra e tra quello di sinistra. Ok? Quindi possiamo mettere a 0 più, e avremo questa funzione qua. Che è quella di destra fondamentalmente, la funzione di destra. Vediamo che valore ci dà. Allora, 0 più 2 terzi, logaritmo a coseno. Allora, il coseno di 0 è 1, quindi qua ci viene 1 più 3 per 1, no? E quindi alla fine il valore sarà 2 terzi logaritmo di 1 più 3, no? Quindi avremo 2 terzi logaritmo di 4. Ah, scusate, piccolo dettaglio, piccola imprecisione, ma adesso la correggiamo. In effetti, scusate, ho fatto il calcolo della funzione, non della derivata. Si era un po' così. E allora la derivata era, allora, per x maggiore di 0 la derivata era 1, più o meno, meno 2 terzi 6 cos x, e l'importante è correggersi, più 3 cos quadro di x, e per x minore di 0 la derivata era meno 1 meno 2 terzi 6 cos x sinus. Quindi per fare la verifica dell'angolo bisogna fare i limiti della derivata destra e sinistra, non della funzione normale, quello per la continuità, per verificare la continuità. Quindi facciamo il limite rispettendo 0 più della prima. Allora, chiaramente questo è di sinistra 0, questo è 1, no? Quindi è 1 meno 0 fratto 4, ci interessa viene 1, no? E il limite di questa parte opposta, 0 meno, è 1 meno 2 terzi, è la stessa cosa, eh? E quindi alla fine viene meno 1 meno 0, no? E quindi da meno 1, come vedete. Abbiamo due numeri, finiti, l'uno e meno uno, ma di diverso valore. E quindi questo qua è un punto angoloso. Ok, ora andiamo a vedere l'altra richiesta. Vedete che è una funzione abbastanza articolata questa, e neanche tanto facile. E x uguale a 0 punto di cuspide per f, ovviamente sarà un no, perché se è punto angoloso non può essere punto di cuspide. Quindi andremo a quella, questa era la E, no? E adesso andiamo a dire che la F sicuramente è no. Allora, le risposte valide sono, vediamo un attimino, allora, la A. Abbiamo detto che la va bene, la C, allora la C, la E, vediamo se A, C, E, allora,
vediamo se abbiamo guardato bene le lettere, perché allora là, ok, là. Sì. Dopo aver controllato attentamente tutti i risultati dell'esercizio, abbiamo visto che il risultato, cioè risultano vere esattamente questa, la A, la C, lei è falsa, la D è falsa perché la funzione non è decrescente in questo intervallo, ed è giusta la E, perché è un punto angoloso, non è una cuspide. Infatti, nel, diciamo, 90% dei casi, dove si annulla il valore assoluto, si ha sempre un punto angoloso nelle funzioni. Okay? Di conseguenza, diciamo che non c'è la risposta corretta, per cui la segniamo noi, insomma, metteremo F, G, no? Abbiamo risposta A, regola C, ed E. No? E con questa la correzione è finita.